Loro mi hanno praticamente parlato di mio figlio nella sentenza. Immaginate voi il dolore di un padre che ha perso un figlio, nominare il nome suo in una sentenza ecclesiastica. Non mi sembra giusto. Sono molto deluso e molto arrabbiato. Nella sentenza addirittura si sono permessi di parlare di mio figlio. Hanno annotato che praticamente io ho fatto una festa di 18 anni a mio figlio, addirittura una festa di lusso, che assolutamente non era una festa di lusso, era una festa fatta. E non vedo il motivo di dare nessuna spiegazione alla Chiesa di questa festa che ho fatto, che non c'entrava assolutamente nulla nella sentenza ecclesiastica. Loro si appellano più volte che io lo sto facendo per il bene della Chiesa, loro si appellano, questa è la mia rabbia, che io lo sto facendo per soldi. Se lo stavo facendo per soldi, non avrei fatto la richiesta di danni dopo 4 anni e mezzo. Io all'inizio ho chiesto di essere accolto dalla Chiesa perché io cercavo amore nella Chiesa. Loro non me l'hanno dato, loro non mi hanno iniziato ad attaccare, mi hanno iniziato a non ricevere, mi hanno iniziato a farmi peggiorare, mi hanno iniziato a farmi stare male e io lì ho iniziato a intraprendere una richiesta di danni. Mi sembra anche giusto. Innanzitutto che è una sentenza che non ha alcun valore per lo Stato italiano, ma è stata prodotta al sol fine di influenzare il convincimento del giudice che in questo momento deve sciogliere la riserva sul prosieguo della fase istruttoria del nostro giudizio. Quando in questa analisi che loro fanno delle prove, si parla delle prove a sfavore delle vittime, si fa sempre un'analisi approfondita. Quando invece si parla di quelli che dovrebbero essere gli elementi contro il Silverio Mura, invece si basa sul fatto che delle persone hanno detto che era una persona molto a modo e lo stesso sacerdote ha negato fermamente, cioè di là per le tesi contro il sacerdote passa l'affermazione del colpevole presunto stesso. Per quanto riguarda invece le vittime si fa un'analisi sulle loro qualità, sulle loro virtù, sulle capacità dei loro legali, su quello che hanno detto, su quello che non hanno fatto. Loro mi hanno praticamente parlato di mio figlio nella sentenza. Immaginate voi il dolore di un padre che ha perso un figlio, nominare il nome suo in una sentenza ecclesiastica. Non mi sembra giusto.